per la Illy Caffè la sostenibilità è importante per due scopi, uno economico e uno etico. Quello economico consiste nella filiera di approvvigionamento del migliore caffè del mondo, che corrisponde alla nostra missione. Il migliore caffè del mondo deve essere prodotto dagli agricoltori nei paesi del sud del mondo, i quali devono poterlo fare con il tempo e nel tempo. Con il tempo significa che devono avere il tempo di imparare a raggiungere i nostri standard qualitativi, che sono più elevati di quelli di mercato, e nel tempo significa che devono poter continuare potenzialmente in perpetuo a fornirci questi caffè eccellenti. È evidente che questo è, se vogliamo, l'assioma della sostenibilità, perché il fatto di poter assicurare un'attività produttiva economica nel tempo è fondamentale. Il secondo scopo è quello di tipo etico. Sostanzialmente uno dei due valori fondamentali della Illy Caffè è l'etica, intesa come costruzione di valore nel lungo termine attraverso la trasparenza, la sostenibilità e la valorizzazione dei portatori di interessi, quindi le persone che lavorano con Illy. E questo scopo ci porta naturalmente a essere una stakeholder company, perché stakeholder e portatori di interesse è la traduzione italiana. Questi stakeholder sono molto chiaramente individuati e ordinati: innanzitutto il consumatore, che è colui per il quale esiste l'azienda, lo scopo fondamentale dell'azienda è soddisfare il consumatore. Poi ci sono i nostri clienti, che sono i nostri partner nel deliziare i consumatori. Poi ci sono i collaboratori dell'azienda, senza i quali non potremmo avere né clienti né consumatori entusiasti e men che meno un prodotto eccellente. E poi ci sono i fornitori, che ci danno la materia prima per il prodotto eccellente, infine le comunità di cui tutti fanno parte e gli azionisti, che sono al servizio dell'impresa. Ecco, per tutte queste sei categorie di stakeholder l'azienda persegue la cosiddetta triple bottom line, quindi la sostenibilità economica, la sostenibilità sociale e la sostenibilità ambientale. La sostenibilità economica, che è, se vogliamo, all'origine delle altre due, viene perseguita attraverso la strategia del valore condiviso, della shared value. Quindi il profitto, in questo diciamo paradigma, diventa un mezzo e non un fine per generare le risorse che permettono all'attività d'impresa di continuare e di reinvestire e condividere questo profitto, questo valore d'impresa, con i portatori di interesse, equamente condiviso con i clienti, condiviso con i collaboratori e condiviso con i fornitori e con la comunità. Mentre invece la sostenibilità sociale viene perseguita attraverso la strategia della crescita, la crescita dell'individuo. Viviamo in una società in cui sempre più i bisogni primari sono soddisfatti e sempre di più l'individuo punta all'autorealizzazione. E quindi la crescita dell'individuo dal punto di vista socio-economico che implica prevalentemente un aspetto culturale, quindi la cultura al centro di questa sostenibilità sociale, che ci vede molto attivi con il programma in particolare dell'Università del Caffè e con la Fondazione Ernesto Illy. Non ultimo, la sostenibilità ambientale che viene perseguita con la strategia molto semplice del rispetto. Cosa significa rispetto dell'ambiente? Innanzitutto non inquinare, poi secondo non sprecare e terzo utilizzare per quanto possibile risorse rinnovabili. Ecco, è evidente che noi con questo impianto aderiamo alla definizione di sostenibilità delle Nazioni Unite, che significa molto semplicemente soddisfare i nostri bisogni senza compromettere la possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future. Quest'anno nel nostro impegno diciamo nella sostenibilità, come previsto anche dai nostri obiettivi, sono stati raggiunti importanti traguardi. Innanzitutto l'azienda ha, come anticipato,
aderito al Global Compact e quindi è impegnata a rispettarne i 10 criteri. In secondo luogo è stato costituito, diciamo formalizzato, una collaborazione, un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Ambiente, che è finalizzato a messa a punto di metodologie e programmi per la diminuzione dell'impronta di carbonio. Il ICAFE quindi si colloca come azienda pilota a livello mondiale su questo progetto, che già sta dando importanti risposte e importanti risultati. Non ultimo, il Value Report, di cui ho il piacere di indirizzare questo messaggio di benvenuto, con quest'anno non si rivolge più solamente all'Italia, ma a tutto il perimetro delle società controllate e delle unità organizzative di ILICAFE nel mondo. Anche quest'anno stiamo naturalmente messo in cantiere nel 2012 nuove iniziative che costituiscono il nostro impegno a raggiungere degli obiettivi nel 2013, e in particolare la grande area di attenzione, a parte il prosecuzione dei programmi di promozione del consumo del caffè, che ci hanno visto impegnati nel 2012 alla definizione di una strategia di promozione e sviluppo dei mercati del caffè con l'International Coffee Organization. Questa strategia, che è basata sull'idea che il caffè è il caffè della, è la bevanda della qualità della vita, grazie alle sue tre virtù, il piacere, la salute e la sostenibilità, ha visto l'azienda impegnarsi nella candidatura all'Expo 2015. Sarà la più grande manifestazione incentrata sul caffè della storia, sarà fatta in collaborazione con l'International Coffee Organization, ed è lì che avremo modo di dare un messaggio forte sulla meraviglia che è questa bevanda e quindi stimolarne i consumi. L'altro grande impegno che ci vedrà impegnati nel 2013 è quello di lavorare sulla riduzione dell'impronta di carbonio, in particolare a partire dal packaging. Quindi già oggi tutta la linea di packaging di Illy è sostenibile in quanto rinnovabile, ci siamo dati però anche degli obiettivi di riduzione dell'impronta di carbonio e di riduzione anche dell'utilizzo di materiali, aderendo con ciò a un concetto, diciamo, applicato al packaging del 20-20-20, che è quello del 20% delle diminuzioni delle emissioni attraverso il 20% di utilizzo di materiali rinnovabili e il 20% della diminuzione dei consumi entro il 2020. E quindi questo sarà il nostro grande impegno per il 2013.